Innanzitutto non si chiamavano assistenti, ma erano portaborsa. Ci sono le regole! Ci sono alla le regole! Alla fine, ma state zitte! Ma stai no, zitto! Alla fine, la persona deve firmare! Chiaro? Se il portaborsa firma, vuol dire che firma il falso! Quindi ma quella ragazza. Carità, adesso ce la prendiamo! Quella ragazza era complice! Li precarizzate! Era complice perché si faceva dare ma di meno! Ma se mi permettete! Ma perché la legge? Ma mettete un tappo in bocca, mette, stai no, zitto! No. I figli dell'onorevole Giancarlo Cito, dottore, sono stati eletti dal popolo perché il popolo sono andati nella cabina e li hanno votato. Mia figlia addirittura, che è stata la seconda più eletta di Taranto, non è che è andato papà Giancarlo Cito e ha messo la croce e ha messo Cito Antonella, ma è stato il popolo di Taranto che li ha votato e nessuno può contestare. Ma chi li ha messi in lista? Chi l'ha ma messi tu lì? Pensi davvero che i giovani tua possono sorella. Mettersi nelle liste? Tua sorella l'ha messi votare lì. O che altro? Ma vai, c'è te ne parla. Quindi sei un po' coinvolto anche ma su questa parte. Chi l'ha messo in lista? Chi l'ha messo in lista? Allora, sì o no? Ma questo sì. Non è normale. No, infatti io non ma sono normale. Ma stai zitto davanti perché tu dici un sacco di fesserie. Davanti lei a queste dice cose un sacco di fesserie. Mai zitto, caro Cito. Hai capito? Ma se mai ma zitto. Stai zitto. No, io bla, parlerò. Bla bla bla. Non mi fa nessuno effetto. Le provocazioni che mi fai non mi fanno minimamente però effetto. In lista c'erano, insomma, no? Fai meno parentopoli. Vedi? Falla te. Vedi? Meno parentopoli. Cito, devi avere, dice in lista c'erano, devi avere, lei, Trafaletto, sì. Come ti chiami tu, deve sì. Avere gli attributi, quando io sono presente nella zona e dove stanno facendo la trasmissione, perché lei queste fesserie non li può dire, lei deve e dire, allora deve parlare in italiano e deve parlare di, correttamente, e a norma di legge, siamo nella, non è per farsi la sua pubblicità, zona, cosa mi fa? Chiaro, è chiaro, cos'è una minaccia, Cito, cos'è una minaccia, che mi fa se stiamo nella stessa zona? Che no, non fa? È una minaccia, sto dicendo che si parla l'italiano e si parla correttamente, senza dire fesserie. Io parlo, e le fesserie sono qui abbiamo l'Accademia della Cuccia, perché verrebbe contestato diviso. Ah, contestato diviso può andare bene, contesta adesso che siamo diviso, comunque. Vi vedete, non potete si parlare, fa dai. Non si fa, è chiaro? Alessio. Ha sentito, cioè, non si fa, erano in lista e sono stati votati.